mi sarebbe curioso di una cosa, ma ho letto le sue dichiarazioni e dice con un po' più di attenzione a cose non le potevamo vincere. Perché cosa nasce questa sua conclusione? Che mi ha preso due gol di calci, calci da fermo. Ah, per quello dice. No, mi sono incuriosito, è positivo, dico cavolo, il mister sta trasmettendo un messaggio alla squadra per dire guardate, siamo andati a Pordenone, abbiamo fatto una grande partita, abbiamo portato a casa un risultato utile e addirittura potevamo vincere. No, loro hanno fatto qualcosa in più di noi, però noi abbiamo fatto tutto il gol fuori casa con la capolista, quindi mi rimane la sensazione che con un pochino di più di attenzione la partita la potevo vincere, se poteva vincere. E da tolto di mezzo questa mia curiosità, cosa lascia questa partita giocata in una maniera anche, non diciamo spregiudicata, però a viso aperto, senza problemi, è fatto della domenica prima che si era vinto e si è andati d'angolo di testa libera, potercela giocare tanto non c'era niente da perdere, o secondo lei è un altro passo verso la maturazione della squadra? No, hanno fatto bene quelli ragazzi che magari non hanno giocato tanto l'ultimo periodo, però niente da perdere. Quando leggo il giornale o quando ho sentito delle persone di calcio, non c'è tanto da perdere, perché erano 3 punti, quindi niente da perdere fino a un certo punto, però il senso, ho capito il senso dell'articolo, però alla fine noi abbiamo 3 punti, noi siamo andati a cercare 3 punti, no? Pure se è primo classifica o una buona squadra, sinceramente a noi ci importa poco, perché noi dobbiamo fare punti in ogni campo. Ma dico, niente da perdere, quando tu hai comunque alle spalle un tesoretto e affronti una squadra che sulla carta è superiore a te, magari non giochi con quella necessità di dire... Superiore alla classifica? Sì, certo. Anche perché mi sembra che fare una cosa. Io, sulla stampa d'accetta, le avevo detto, guarda che questo punto qui vale tantissimo, no? Se lo ricordo anche della mia collega. Oggi in Vicenza quanti problemi? Io penso a quei 2 punti persi. Sì, no, quello di sì, perché non il punto guadagnato. No, lì te lo ragione, perché appunto lì se non fermano Spazzani diciamo una partita, che poi gioco assoluto che non c'è tanto. Beh, comunque la vedo sereno, tranquillo adesso. Sono sempre sereno io. 4 punti, sì, no, ma se questo se lo trasmette, 4 punti in 2 trasferte così, onestamente è un bel motivo. No, è importante per muovere un po' la classifica, è importante per i ragazzi, però alla fine, come dico a loro, per noi ogni partita è fondamentale, perché siamo sempre un po' in emergenza, perché dobbiamo dare continuità al lavoro. Abbiamo fatto 0 punti con il Novara e con la Juventus, che non meritavamo di fare 0 punti, quindi un po' torna indietro un po' quello che abbiamo perso prima, però la partita più difficile è quella di domani. Quello sicuro. Un'altra cosa, mister, giocare con la capolista, no? Con la capolista, una squadra già formata, quadrata, con delle sue caratteristiche, con ragazzi che non avevano mai giocato, cioè, qual è, se c'è un segreto, di motivare questi ragazzi che non giocano mai? Non c'è un segreto di motivazione, c'è un segreto di lavorare, lavorano bene. Poi uno deve fare delle scelte, magari negli ultimi tempi hanno giocato di meno, però si allenano bene, quindi sono quando le schierano in campo dal primo minuto sono tranquillo che daranno il massimo. Poi uno fa le valutazioni alla fine della partita, però si allenano bene, sono professionisti, io sono contento perché hanno fatto una buona gara. Poi uno fa delle scelte, siamo un po' in emergenza, però uno deve schierare sempre 11 e alla fine dipende la gara, loro si danno tutto, io vado tranquillo a dormire, quindi questo trasmetto a loro che devono dare il massimo, così vanno a riposare consapevoli che hanno dato tutto.